Buongiorno, allora colazione con il succhetto che era nella nostra scorta e torta gentilmente offerta da mamma Lori, che ovviamente Daniele sta già addentando per andare a lavorare. E niente, dopo iniziamo a fare una sessione di pulizie. Prima colazione. Buongiorno, allora sono appena tornata dalla posta, Daniele è già andato a lavoro e tutto, voglio iniziare il video facendo le pulizie, è già mezzogiorno meno un quarto, è tardissimo, sono stra in ritardo sulla mia tabella di marcia, non ho ancora fatto nessuna pulizia, c'è casa che è in disordine e tutta sporca, devo pulirla. Ma voglio farvi vedere, ieri sono andata a Ikea, ieri pomeriggio, sono andata a prendere una mia amica e siamo andate a Ikea vicino da lei, quindi è quella di Carugate, no, Corsico, quella di Corsico. A parte che secondo me è gestita male, forse perché sono abituata alla mia di San Giuliano. Però detto questo, ho fatto fatica un po' a trovare le cose che mi servivano, ma hanno il reparto garden con tutte le cose che è bellissimo, peccato che non sono stata a soffermarmi più di tanto perché sennò mi sarei comprata un sacco di piante. Però ho comprato delle cosine che voglio farvi vedere. Ve le faccio vedere subito così almeno poi le laviamo e eccetera. Allora, ho comprato dopo vado a prendermi un cavalletto perché sono ingobbita per fare i video. Ho comprato due bicchieri, questi qua, e sono veramente, veramente belli, perché a volte ci facciamo dei cocktail, quelli che ho non vanno benissimo, quindi ho preso soltanto alcuni, cioè un paio di bicchieri un po' più particolari, così. A Daniele piacevano, quindi li ho presi. Sono veramente fatti bene, ce n'erano alcuni che non erano bellissimi, questi sicuramente sono fatti bene, e il codice è questo. Ve lo faccio vedere, ok. Peccato, veramente belli. Mi sarebbe piaciuto fare tutto il servizio, ma non so dove mettermeli, quindi me ne prendo soltanto due. Come ho preso soltanto due, e dopo perché sono in basso, ho preso nel reparto delle occasioni questi bicchieri. Ok, che sono fatti così. Adesso lasciate stare che c'è questo adesivo. Allora, è così. Vedete? E io pensavo fossero bicchieri da birra, invece mi hanno detto di no. Però sono comunque belli, cioè sono bicchieri alti, cioè vi faccio vedere, comunque questo è abbastanza alto, vedete quanto è alto. E vabbè, ne ho presi tre perché ce n'erano solo tre e comunque non ne avrei presi più di tre. E peccato che veramente sei bicchieri di questi 4,50 euro, non so per quale motivo l'hanno messi a 1 euro. Io ho preso loro, che sono i fazzolettini, quelli grandi, 40x40, sì, e di questo rosa che è diverso da quello. Ho io, vedete? Perché questa era una collezione che è andata fuori produzione, quindi la fine serie. Infatti costavano 50 un euro, quindi li ho presi perché avendo i piatti rosa, vedete, le utilizzo per quando ho qualcuna cena o cose del genere, voglio mettere la tovaglia un po' più particolare e utilizzo i piatti quelli rosa, perché quelli rosa non li uso tutti i giorni, no? Li uso soltanto quando viene qualcuno perché sono scomodi della lavastoviglie. Preferisco quelli sempre da 50 centesimi, 1 euro di Ikea, che sono super sottili, super leggeri. Anche la lavastoviglie non diventa pesante, no? E quindi quando c'è qualcuno utilizzo quei piatti, utilizzo anche questi tovaglioli. E avendoli visti a 1 euro l'uno, ho detto vabbè, li faccio scorta, tanto mi dureranno tipo una vita e mezza quei tovaglioli là. Poi gli altri due bicchieri sono questi qua, ragazzi, sono strapesanti, molto molto belli. Sul sito di Ikea c'è scritto che sono bicchieri da whisky, ok? Sono alti, cioè abbastanza alti per essere comunque bicchieri da whisky, ok? Ma veramente veramente belli, cioè questi sono carini. Se avete anche voi qualcuno che beve whisky o cose del genere, o comunque che vi fate qualche cocktail voi in generale. Insomma, questi sono bellini. Dice che Daniele che possono essere bicchieri da old fashion. Comunque, vi dicevo, ho preso qualche bicchiere soltanto perché io non ne ho di questo genere. Poi ho preso questo che c'è dagli anni d'oro e non li ho mai presi, li ho pagati 1 euro. I bicchieri 2,50 e 2 euro. Adesso non mi ricordo quali 2,50, quali 2 euro. E l'uno ovviamente. Questo qui appunto sono i barattoli che dopo andrò a togliere, apriremo insieme, toglieremo tutto quanto. Sono i comodi, la grandezza giusta secondo me per fare le monoporzioni da mettere nel freezer. E già ce li ho con gli arancioni e la maggior parte delle cose sono in freezer che poi tolgo quindi me ne servivano, ho detto vabbè ce ne sono tre, le prendo, tanto veramente 1 euro costano pochissimo.
Poi ho preso questo tappeto che adesso è stropicciato, sto facendo vedere al contrario, che è così. Allora, il colore è molto più bello, dal vivo è molto più chiaro di quello che vedete voi dalla videocamera, non capisco per quale motivo sembra molto più scuro. È il classico color juta, ok? E lo volevo provare a mettere in due posti, uno fuori a balcone, però appunto ne ho preso soltanto uno per provare, e uno lì sotto, ma secondo me va bene soltanto fuori al balcone. E niente, è grande, comunque, perché è grande 50x80. Ok, era nelle zona, vicino alla zona Zerbino, quindi vicino agli Zerbini, però non è uno Zerbino, è super leggero e sottile. E l'ho preso apposta perché guardate, cioè quanto diventa piccolo, riuscite a lavarlo tranquillamente in lavatrice. E questo lo voglio mettere sul balcone, all'ingresso per andare vicino al tavolino, che adesso voglio risistemare le piante in modo da poter mangiare anche sul balcone. E questo è molto molto carino. Questa lampada qui da mettere in camera da letto, ma mi sa che la porto indietro perché ho cercato di vedere qualcuna di dimmerabile, visto che io ho il dimmer in camera da letto, ed è anche per quello che non metto le bajur a fianco ai comodini, perché con il dimmer posso abbassare la luce. Però vi dico, non lo so, non si abbassa, non si alza più di tanto, quando in negozio io ho provato col dimmer funziona. Quindi non so se è un problema mio o un problema loro. Detto questo, io ho lo scontrino e la riporto indietro perché non va bene per il mio lampadario. Poi ho comprato, adesso non ve le faccio vedere tutte, 6 grucce di queste qua da 2,50 euro per me e per Daniele, perché Daniele sta facendo un po' gli acquisti da quando è venuto a casa mia, cioè prima aveva 5 cose, adesso sta comprando un botto di roba, no scherzo, però avendo tutte giacche, camicie e gilet, almeno ce le ha tutte a portata di mano, perché lui le metteva una sopra l'altra, no? Però ragazzi così non vede mai niente e vi faccio scusami, hai lo spazio adesso, mettitele che si vedono bene tutte quante, quindi gli sono andata a comprare altre grucce, comunque vi dicevo 10 grucce, 2,50 euro, quindi ne ho prese metà per lui, metà per me. Perché l'avevo finita anche io, quindi non si sa mai. Non voglio comprare vestiti, però quel vestito in più che magari voglio appendere almeno ce l'ho. Allora, quindi questi sono i miei acquisti. Ve li ho fatti vedere così almeno le tolgo da per terra e posso passare l'aspirapolvere. E devo andare prima ovviamente a togliere il letto. Quindi troviamo il cavalletto che da adesso velocizzeremo il tutto e inizieremo a fare un po' le pulizie motivazionali come piacciono a voi. Quindi let's go! Allora, ancora non ho finito,
come si può ben vedere. In realtà ho passato velocemente l'aspirapolvere qua, velocemente per togliere. Devo ancora spolverare camera da letto, passare l'aspirapolvere sul materasso, passare la polvere dappertutto e poi lavare. E ovviamente lavare il bagno. Quindi, siccome sono le 2:15 ed è tardissimo, ho deciso di andare a mangiare, di cucinarmi, perché sennò sto morendo di fame. Cucina pulita, l'ho pulita tutta quanta ed è fantastico, devo soltanto pulire il pavimento. Però ho una fame pazzesca e ho intenzione di farmi, speriamo che si cuociano subito, i piselli con questo. Vi faccio vedere, queste sono le cose da finire, non so se avete presente la cosa che sto facendo. Comunque vabbè, il mio frigorifero è molto vuoto. Comunque c'è questo qui, e questo qua lo volevo fare tagliato sottile con i piselli, e adesso me lo farò così. Allora, ho tirato fuori i pisellini, li ho appena accesi, li ho messi a 6, intanto che si scioglie il ghiaccettino che fa un po' d'acqua, loro intanto iniziano a cuocersi e io taglio l'arrosticino, che non è che si deve cuocere, però fa tipo puccettina, e ci metto poi un po' d'acqua, un po' di dado, che si assorbe tutta la puccetta. Adesso vi faccio vedere i valori nutrizionali di questo petto di tacchino. Praticamente, come potete vedere, è petto di tacchino con 3,5 di grassi, 4 di carboidrati, 18 di proteine. E niente, adesso vado a tagliarlo a fettine oppure anche a cubettini, dipende più come vi piace. Anche cubettini, buono. Allora, bicchiere d'acqua, un bel bicchiere d'acqua, adesso si aggiunge anche ancora un pochino. Ho tagliato lo scalogno in pezzettini anche abbastanza grandi, tanto io lo faccio appassire con l'acqua. Aggiungo un altro bicchiere d'acqua e poi vado a mettere un dado, comunque della polvere, o della polvere come questa qua. Comunque io aggiungo il dado per queste cose così. Adesso si deve solo un po' raffreddare la puccettina, ma ho troppa fame, quindi non la farò riapprendere molto, e la servirò così con un po' di piselli. In realtà serviva una pentola più grande, e se vi piace più saporito vi conviene farla comunque a cubetti. Ok, adesso sto cercando di fare questa cosa, di metterli lì sopra. Ok, è vero, da questi video si capisce molto che non siamo una cuoca bravissima, però l'importante è mangiare. Comunque adesso mangio. Ho deciso di aspettare Dani perché tra poco arriva e almeno mi dà una mano lui. Letto fatto, tutto quanto, mi manca soltanto il bagno, ma mi fa un po' male la schiena, quindi mi do tregua 2 minuti e poi finisco il bagno. Allora ragazzi, stiamo andando a prenderci il gelato e non mi vuole andare in moto, non a piedi, però vabbè, non facevamo in tempo, ha soltanto un'oretta in totale. E quindi andremo in moto dalla mia gelateria preferita. Oddio! Abbiamo soltanto messo il piumone e si è sdraiato, si è già in coma. Vabbè, siccome il tempo non è neanche dei migliori, però volevo fare anche almeno solo un giretto, una pausa, quindi ho detto dai, andiamo a prenderci un gelato. Pronto? Ok, sono venuta qua in moto a prendere il mio casco perché l'avevo tolto. Sto aspettando fuori. Ok, ci sono. Andiamo. Chiudiamo il box.
Allora, finalmente cannolo siciliano, ricotta con fichi caramellati e caramello salato, invece lui sacher. Cos'è che hai preso? Sacher, tiramisù? Tiramisù e... boh. E boh. Ok. Tornati a casa. Allora, ci stava un po' il gelatino, vero? Comunque siamo andati alla mia, il mio gelataio, gelatiere, come si dice? Gelatino preferito, però ce l'ha fatto la, credo che sia la figlia, boh, vabbè, comunque. Adesso Dani un attimo è andato in bagno. Ah, vuoi vederli i bicchieri? Ti piacciono? Guarda questi. Questi pensavo fossero da birra. Perché ridi? Perché tutti i locali più sfigati hanno sti bicchieri. Questi sono brutti? Sono carini, dai. Vero? Sì. Ecco, se eviti di rompermi, grazie. E questi sono brutti? Sono grandi. Sono grandi? Sono dall'acqua. Non da cancianciara? Ti viene così, sembra il cancianciara. Vabbè, in quello da whisky posso farci il cancianciara. Vabbè, comunque, che dici? Andiamo domani lo stesso se c'è questo tempo. Mi guardo, dai amore, perché mi ridi? Perché lui si vergogna, non parla se c'è la videocamera. Sì, amore. Sì? Sì. Volevo andare in moto a Varese, e un'oretta da qui. Adesso si è messo sul divano, sbuca dal... Affacciati, amore mio. vabbè, comunque volevamo andare ad Arese in moto, però speriamo nella bella giornata, o perlomeno una giornata come questa che non piove, più o meno non sta piovendo, e si può benissimo viaggiare in moto, farci una passeggiata, andiamo in giro. L'idea sarebbe quella di vloggare, e il mio amore mi ha promesso che non si sarebbe preso male, vero? Ci sarà tipo il vlog muto, come i film muti, cioè tu andrai soltanto avanti a versi. O poi ragazzi, non è che sia una persona logorroica, amore, se mi fanno il copyright te faccio fuori. In realtà Daniele non è una persona muta, c'è anche lui la parola, però si prende male. Inizierà a vloggare anche lui prima o poi. Vabbè, io devo finire di pulire il bagno, lavare tutta casa con la lavapavimenti. In realtà poi ho finito. E farmi una bella doccia, papalanzarmi sul letto. Anzi, dovrei farmi il laser, quello per i peli. Già che ci sono faccio anche quello. Mi guarderò una bella serie TV, ragazze, dopo la doccia. E penso di andarmene a letto prestissimo. Perfetto, farò così, mi prenderò cura, mi farò una bella maschera, mi farò i bigodini ai capelli, farò i peli, mi farò queste cose così. Vorrei cambiarmi anche lo smalto, ma non ci ho sbatti. Quindi farò così, mi farò una bella spa in casa. Va bene, vengo ad abbracciarti un po', così poi vai e poi finisco di fare tutto il resto. Grazie. Prego, amore mio. Dobbiamo ci prendiamo uno zainetto, una coperta. Ho fatto quello lì. È un guarda, devo preparare una roba da portare. Ok, ho lavato completamente tutta casa, ma una cosa che mi avete chiesto l'altra volta, se la batteria mi basta per fare tutta casa. Assolutamente sì, cioè vi faccio vedere, era al 100%, adesso la batteria è al 71% e ho fatto tutte le stanze, cioè veramente tutte, quindi assolutamente sì. L'unica cosa che, come si può ben vedere, che ho quasi finito, veramente mi manca pochissimo, me la lascio soltanto per ripassare il bagno dopo che l'ho pulito, perché lo passo sempre prima di lavarlo il bagno, e poi una volta che l'ho lavato ripasso per togliere un po' comunque le goccioline, eccetera, è il serbatoio, che come potete vedere, se ripassate molte più volte e perdete un po' di tempo a spegnere e riaccenderla,
non vi basta il serbatoio dell'acqua, ma la parte sporca, vedete, è questa qua. Vi giuro, guardate che schifo ho trovato per terra. Mi viene lo schifo quando vedo queste cose. Comunque dovete ricambiare più volte sia questo serbatoio che questo. Questo un pochino rimane un po' di liquidi in più, però vedete, il max è qua. Quindi considerando l'acqua che poi aiuterà a lavare, che arriverà qua, non è che poi potete fare due serbatoi, ecco. Dovete comunque svuotare sia questo che l'altro. Comunque, adesso riaggancio semplicemente, non riesco. Comunque, come vi dicevo, 71%, e qua vi avvisa quando c'è da cambiare l'acqua, quando c'è il serbatoio, ma c'è anche l'app che l'avevo installata, vi faccio vedere. Allora, vi faccio vedere, questa è l'app, ovviamente io ho questo modello qui, e che è questo qua in alto, e niente, vi dice, vabbè, stato della pulizia eccellente, perché non devo fare nessuna pulizia automatica alla Tineco, perché si pulisce anche automaticamente. Quindi stato di pulizia eccellente, la batteria è al 71%, ti dicono che devo pulire sia il serbatoio dell'acqua, quella pulita, che quella dell'acqua sporca. E vi dice anche in quanto tempo ci avete messo a pulire. Vabbè, andate a vedere nel calendario in base ai giorni, eccetera, eccetera, vi dice anche, vedete, 12 minuti e 60. Allora, ho riacceso l'audio per farvi sentire che l'ho messa in italiano, l'altra volta, invece l'altra volta era in tedesco. E vi dice, vi parla, quindi quando dovete fare le cose vi parla. Comunque si accende schiacciando qua, vedete, la mettete così e a posto. Poi ovviamente il corridoio devo finire un attimo di lavarlo. Allora ragazze, voglio farvi vedere lo schifo che ha raccolto prima di staccare completamente il video. Questo è il colore dell'acqua, non so se riuscite a mettere a fuoco. Ok, adesso lo svuoto, lo sacco e finisco di pulire appunto il bagno. E ci vediamo con il prossimo video. Domani sicuramente registrerò la giornata fuori porta, però almeno questo ve lo potete gustare subito questo weekend. Un mega bacione, ciao!